Come ordinato dalla Capitaneria di Porto, è stata smontata e ricoverata in un deposito comunale a Polignano la pedana in acciaio installata nel porto di San Vito. Fu costruita in estate per facilitare l'imbarco di turisti in giro per le grotte marine e quasi sicuramente ricomparirà l'anno prossimo. Una richiesta dell'associazione di promozione turistica denominata Isola Blu, che l'amministrazione comunale da poco insediata accolse con urgenza stanziando 10.000 euro di fondi pubblici. La Capitaneria, in un sopralluogo dello scorso 27 luglio, aveva riscontrato un'indebita occupazione di area demaniale e ben 36 fori nella roccia naturale per fissare la pedana. Secondo le indicazioni, l'imbarcadero doveva essere di facile rimozione con piedini regolabili. Facile a dirsi, più difficile a farsi se si considera la composizione della roccia e il mare che può diventare inclemente. Ma tant'è, la Guardia Costiera sanzionò l'ente di viale di membranza con circa 1.000 euro perché la pedana metallica fu installata per conto del comune di Polignano, si legge nell'ordinanza. Quella multa l'amministrazione comunale l'ha girata ai signori recupero. A questo punto da considerare autori materiali dell'installazione dell'imbarcadero, seppure per conto del comune. Come mai tutto questo? Perché quella pedana l'ufficio tecnico comunale non l'ha mai collaudata, di fatto lavandosene le mani, seppure abbia speso soldi pubblici, insomma urgenza, per una pedana usata da una sola imbarcazione per turisti, oltre che da qualche pescatore amatoriale. Dal sopralluogo della capitaneria all'ordinanza comunale sono passati quasi 3 mesi. Spedita con un piccione viaggiatore, forse avrebbero fatto prima anziché attendere tutta l'estate. Infine, dei 10.000 euro spesi per costruirla, 8.000 servirono per il punto di ormeggio, 2.000 per un corridoio di lancio, che pure esiste in mare, ma che è davvero difficile chiamare corridoio di lancio. Forse una spiegazione c'è, leggendo qualche nome. Il progettista dell'opera si è candidato in SEL, colui che ha posizionato le boe era candidato invece nell'API, quando si dice le coincidenze.